Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo nell'episodio 102 di questa serie di Minecraft che va avanti più o meno da 102 giorni, più o meno, giorno più giorno meno, signori. Detto questo, signori, prima di partire dal video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date a serie e a canale. Giustamente si è messo a piovere giusto quando stavo iniziando a registrare, porca di una paletta ambriaca. E che dirvi, signori, abbiamo, ricordo a tutti, l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti entro la fine dell'anno. E tutto dipende da voi, signori. Io ce la sto mettendo tutta per portare un episodio ogni giorno e il resto tocca farlo a voi, signori. Com'è che questa cassa è vuota? Ah, ok, basta semplicemente iscrivervi al canale, signori. Un bel like e anche un bel commentino tecnico-tattico non dispiace mai. Allora, signori, continuiamo la nostra avventura alla ricerca dei maiali. Portiamoci i guinzagli, ce ne servono due. E io già sono andato un attimino in avanti scoperta. Ma io posso dormire? No, posso dormire solamente di notte. Mannaggia voi a chi non me lo dice pure. Qua c'è del ferro, qui non c'è assolutamente nulla. Sto ferro però lo prendiamo, scusate. Fa sempre comodo, fa sempre comodo. Allora, purtroppo sta piovendo, signori, non posso farci assolutamente nulla. Avremo questo rumore di sottofondo che ci accompagnerà per tutto il video, che è una gran rottura di scatole. E quindi niente, signori, andiamo a recuperare i maialozzi. Dove sta? Anzi, facciamo una cosa, perdiamo tempo così vediamo se riusciamo a far arrivare la notte e a levare questa pioggia che rompe semplicemente le scatole. Allora, saliamo un attimino qui nel magazzino. Tutto questo, l'altra volta è caduta una mucca dal magazzino, perché noi abbiamo le mucche dentro il magazzino, ma non so che fine abbia fatto. Decisamente non so che fine abbia fatto. Allora, abbiamo dei tappetini. Sì, perfetto. Ci portiamo anche un tappetino tecnico-tattico. E penso che non ci serva nient'altro, signori. Niente, le corde ce le abbiamo. Le carote le prendiamo dopo. O se no possiamo fare una cosa carina, signori. Perché io sto scendendo di qua in tutto questo? Va bene, super. Ormai ho preso le scale. Possiamo fare una cosa simpaticissima. Invece di portarci i... Sto vomitando. I maialozzi con il guinzaglio, ci prendiamo una sella, facciamo una canna da pesca in maniera... Il problema è che qui non ho le corde per fare la canna da pesca. Qui c'era una canna da pesca non incantata? Sì, la canna da pesca ce l'abbiamo. Ci serve una sella che, se non sbaglio, qui c'è, perfetto. Leva questo, metti questo e la canna da pesca, perfetto. Signori, andremo a cavallo dei maiali. Detto così non è bellissima come cosa, ma sì, invece di portare i maialozzi alla solita maniera, li porteremo cavalcandoli. Così dovrebbe essere molto più facile e molto più divertente. Allora, se io faccio così e così, dovrebbe darmi una canna da pesca con la carota. Perfetto. Ora voi direte: a che ti serve la canna da pesca con la carota? Mi servirebbe che smettesse di piovere. Questa è una cosa fondamentale. Mi servirebbe che smettesse di piovere. Posso andare a dormire adesso? Posso andare a dormire? No, va bene, signori, rapido taglio. Aspetto che scende la notte, che possa dormire. E ci vediamo quando finalmente si leva sta pioggia da in mezzo alle scatole. Ok, signori, ci siamo sbarazzati della pioggia. Ora scendiamo dalla scaletta, questa qua laterale. Anche se effettivamente di qua allunghiamo un pochino, ma comunque con i maiali passeremo da questa parte. Ora io non so se i maiali sanno nuotare, questa è una domanda che scopriremo fra breve. Fra breve, perché io andando in ispezione, io ho visto che da questa parte di qua del nostro mondo ci sono un bel po' di maialozzi. Quindi non dobbiamo neanche tanto faticare, perché in teoria da questa parte di qua ci dovrebbero essere un bel po' di maialozzi che non stanno assolutamente a fare nulla se non pascolare. Allora, vediamo un attimino, perché io ieri li ho trovati qui. Vediamo. Maialozzi, lì c'è uno. Eccolo lì. Lì ce ne sta uno. Che tu sei il prescelto per venire a casa con noi. Non capisco perché sta laggando così tanto. Io ti posso mettere la sella? Perfetto. Ora ti posso cavalcare? Perfetto, ora devo semplicemente mettere questo. Ok, e il maiale. Stiamo cavalcando un maiale, signori. Stiamo cavalcando un maiale che, detto così, non è bellissimo. Però è la funzione di quello che sta succedendo. E vediamo se forse se andiamo
da questa parte riusciamo a entrare dalla miniera senza dover non morire, mi raccomando, Megalozzo, stai in salute. Giriamo di qua e un poco di acqua te la devi via. Mi dispiace per te, un poco di acqua te la devi prendere. Bravissimo, ora saliamo. Sali, 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 sali a cavallo di maiali. Bello, bello, bello. Ci siamo evitati tutta la rottura di scatole di prenderli col collaccio, di farci seguire, di tirarli. Beh, bello, bello. Rapido, veloce e indolore. Dai, 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 che siamo quasi arrivati nella tua nuova dimora. Dai così, dai così. Dai così. Ce la stiamo facendo, signori. Bello che neanche. Ah, non si vede la testolina del maiale. Segue la carota. Segue la carota. Che cosa bellissima. Che cosa bellissima, signori. Che cosa bellissima. Potremmo fare i chilometri in questa situazione. Potremmo fare i chilometri. Dobbiamo trovare anche una soluzione per questa zona di qua della scala, che fatta così non mi piace tantissimo. Non mi piace tantissimo. Ok. E basta. Fermati. Io dovrei scendere. Gentilissimo. Ok. E mi serve la sella. No, 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 fermi tutti. Come si leva la sella ora? C'è un problema. Abbiamo un problema. Houston, abbiamo un problema. Come cazzo te la levo la sella io ora? No. No, non mi dite che ci ho perso la sella. No, non mi dite che ho perso la sella. Come gliela levo la sella? Come cazzo te la levo la sella, maiale? Ok. Diciamo che l'idea della sella ha funzionato per un solo maiale, perché non ho intenzione di mettere altre selle, altri maiali, considerando che è a posto. Va bene, bello, bello. L'altro lo porteremo col laccio, signori. Con la fune, con la corda, come cazzo la volete chiamare, la chiamate. Sì, ma porca miseria, abbiamo perso una sella per fare una cagata. Va bene, va bene, va bene. Abbiamo il maiale con la sella. Bene. Rimarrà lì, rimarrà. Dovremmo stare attenti a non ucciderlo mai, perché il nostro elemento simbolo praticamente di questa serie, il maiale con la sella. Va bene. Riesci ad andare in quella direzione senza. Ah, perché io ho le litra. Ecco perché sto rincoglionendo, perché ho le litra. E lui mi continua a planare praticamente ogni volta che faccio un salto. Ma porca miseria. Allora, datemi un laccio, laccio numero 2, mi serve un maiale numero 2. Allora, ieri ce n'era una caterva qui, cortesemente mi fate spuntare un. Eccolo, eccoli là, eccoli lì. Non tu sei stato isolato dal gruppo, tu verrai con me. Andiamo, maiale, facciamo vedere a tutti gli altri che noi siamo più bravi. Andiamo, seguimi. Tu, insieme al maiale selloso, ripopolerete il mondo di maiali della mia isola. Signori, ovviamente io ricordo a tutti di dare dei nomi, a maggior ragione che ora abbiamo un maiale con la sella, dico, se avete delle idee per dei nomi, io sono sempre, tanto non penso che uccideremo più animali, signori. Oramai abbiamo le carote. Che fa? Scemo, devi scendere. Abbiamo le carote d'oro per mangiare, quindi ci teniamo quelle. Ci sei, maialozzo? Ok. Mi sta seguendo, dai, è bravo. Non sta andando male. Non ti strozzare. Bravo, sali, 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 sali. Ok. Fai il giro di qua. Non ti strozzare, non ti buttare di sotto, mi raccomando. Ci sei, mi stai seguendo? Mi stai seguendo, maialozzo? Bravissimo. Bravissimo. Andiamo di qua, veloce, veloce. No! Dove cazzo l'ho finito? È caduto sul più bello. Dov'è? Dov'è? Ma porca miseria, maialozzo, sei caduto sul più bello. Andiamo, dai, riproviamoci, ci riproviamo. Andiamo, dai, forza, dai. Su, su, salire, 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 salire. Ma è scemo? Ma dov'è? Vuoi venire di qua, brutto rincretinito di un maiale? Allora, dai, forza. Seguimi, dai. Ok, ora da qua dobbiamo andare in questa direzione di qua. Ci sei? Ce la fai? Sì. Ok.
Con la carota è stato molto più facile, signori. Con la carota è stato decisamente molto più facile. Ok. Sto in silenzio perché devo capire. Dov'è? Dai, sali, dai, dai. Bravissimo, bravissimo. Vieni un pochino più avanti. Vieni un pochino più avanti. Bravo. Dai, che ce la fai a fare questa curva? Non è difficile. Ok, va bene. Dovremmo esserci. Bravo, maiale. Bravo, bravo. Dove sei? Non cascarmi di lì perché ti uccido. Ok, va bene, sì, siamo sull'isola, siamo sull'isola. Dai, il grosso è fatto. Facciamo dei tragitti sicuri, però. Il grosso è fatto è un parolone. Dov'è? Ti sei slacciato. Andiamo, dai, forza. Forza, dai. Ho appena detto il grosso è fatto e ti slacci prendi appena sei arrivato sull'isola. Va bene che per te è tutto nuovo, è tutto bellissimo. Dai, forza, forza, forza. Forza, forza, giriamo di qui. Dai, 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 vieni, 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 vieni sì, giri di qui. Sali di qui, guarda quanti bei animali che ci sono qui. Guardali, tutti animali che prima erano liberi come te e adesso sono schiavi di questo, della società e della comunità. Allora. Apriamo questa zona qua, entra dentro maialozzo, bravissimo, cortesemente qui chiudiamo, ok, tu liberati, perfetto, andiamo a prendere due carotine, signori, e facciamo riprodurre i maialozzi. E l'obiettivo anche per oggi l'abbiamo portato a casa. Mi raccomando, signori, se avete dei nomi da dare a questi due poveri maiali che sono stati inglobati nel mondo volante, nel nostro mondo volante, signori, io sono sempre pronto ad ascoltarvi ed accontentarvi nel possibile, nel possibile. Ci siamo, signori, carota 1 e carota 2. Perfetto, voi fate le vostre porcherie, io giro da quel lato. Io giro da quel lato, passo di qui. Perfetto, il maialino piccolo c'è, salgo in groppa a lui con la carota in mano. Senza carota in mano. Signori, detto questo io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto, se il maiale si sta fermo. Signori, noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!